Pace e bene a tutti e ben ritrovati ogni mattina con il nostro appuntamento con la santità. Oggi, il 30 maggio, ricordiamo Giovanna d'Arco, la Santa Giovanna d'Arco, patrona di Francia. Ascoltiamo. Giovanna d'Arco nasce a Domrémy intorno al 1412 da una famiglia contadina. Sapeva cucire e filare, ma non sapeva né leggere né scrivere. A 14 anni Giovanna incominciò a vedere bagliori di luce accompagnati da voci celesti che le parlavano. Un giorno le dissero di presentarsi volontariamente alle autorità militari allo scopo di salvare la Francia. Nel 1429 Giovanna ottenne a Chinon un colloquio con il delfino Carlo, futuro Carlo VII, del quale si guadagnò la stima. Condotta a Poitiers per un interrogatorio riguardo alla sua fede e ai suoi costumi, al delfino venne consigliato di sfruttare al meglio i carismi della ragazza. Carlo VII così le diede la possibilità di poter cavalcare con uno stendardo recante i nomi di Gesù e Maria alla testa di un'armata, con la quale riuscì a liberare Orléans e a riportare la vittoria di Patay e liberare Reims, dove Carlo VII venne incoronato con accanto Giovanna il suo stendardo. L'opposizione del mondo di corte maschilista provocò un'avversione nei confronti di Giovanna. Rimasta ferita durante un fallito attacco a Parigi, il suo carisma venne ridimensionato. Divenne prigioniera dei Borgognoni che nel 1430 la vendettero agli inglesi. Davanti a un tribunale di ecclesiastici, dopo estenuanti interrogatori, venne condannata per eresia ed arsa viva sul rogo nella piazza del mercato di Rouen. Giovanna richiese che un domenicano tenesse elevata una croce e morì atrocemente invocando il nome di Gesù. Per evitare una venerazione popolare, le sue ceneri furono gettate nella Senna. Un funzionario reale inglese, riguardo all'accaduto, disse: "Siamo perduti. Abbiamo messo al rogo una santa". Nel 1456, Carlo VII, che non fece nulla per aiutarla, volle aprire un'inchiesta che portò alla riabilitazione della santa. Giovanna d'Arco fu beatificata da Papa Pio X nel 1909 e canonizzata nel 1920 da Papa Benedetto XV. Oggi, Santa Giovanna d'Arco è patrona della Francia. Giovanna d'Arco, una santa famosissima, ha realizzati più film anche su di lei, varie opere, proprio perché incuriosisce il vigore di questa donna diventata condottiera. E che cosa però mi stupisce della vita di questa donna? Che a soli 19 anni lei ha già finito il suo percorso terreno e la sua vita pubblica è durata solamente 2 anni, per diventare così influente anche dal punto di vista sociale. E se penso anche alla mia vita, all'età che ho, veramente mi viene da fare delle considerazioni e per dire effettivamente che a volte i santi sono veramente in grado di fare tanto e tanto in pochissimo tempo. Ed è il valore del tempo che propongo di rimettere al centro oggi. Come utilizziamo il nostro tempo? A che punto siamo arrivati nella nostra vita? Quanto ancora c'è da fare? Quanto ancora c'è da progettare, sognare, sperare? Allora mettiamoci in moto perché il tempo che abbiamo è un tempo che deve dare frutto per noi stessi e per gli altri e possa questa santa giovanissima ma così potente donarci un po' della sua forza e quindi chiediamo la sua intercessione. Santa Giovanna, prega per noi. Thank you.